L'unità dei gruppi politici in regione sul caso inquinamento a Taranto è un fatto assolutamente positivo. Questa unità di intenti ci consola. Noi portiamo sulla pelle le piaghe dei veleni e il fronte comune a Bari sulle emergenze della città ci fa ben sperare sulla rapidità e sui tempi delle risposte al problema. E il commento del sindaco di Taranto, Ezio Stefano, all'indomani della richiesta della regione al governo nazionale di una legge speciale per la città, oltre che dell'avvio delle bonifiche e lo sblocco del turnover dei medici, considerato che l'emergenza ambientale ha anche delle ricadute di carattere sanitario. Soddisfazione dunque del primo cittadino, dal momento che le richieste avanzate a Bari ai ministri competenti, dice, ricalcano in toto le istanze avanzate ormai 2 settimane fa da comune e provincia. Florido e Stefano, infatti, in una lettera al ministro dello sviluppo avevano chiesto di aprire la stagione dei risarcimenti perché la città e la provincia fossero indennizzate per gli anni di sfruttamento intensivo da parte delle industrie della Marina Militare sul territorio. Non solo. Florido e Stefano, nella loro missione a Roma, avevano anche avanzato richiesta di avvio delle bonifiche. Unità di intenti dunque tra provincia, comune e regione, ma anche azione trasversale tra i partiti, dal centrodestra al centrosinistra, tutti uniti per fare quadrato intorno alla città, al di là di paletti politici e di steccati ideologici. Azione politica e lavoro della magistratura procedono insieme, anche se su binari paralleli. L'obiettivo di enti locali resta, concluso Stefano, quello che abbiamo detto. Taranto deve diventare caso nazionale.